chiaro questo concetto. L'azienda, secondo voi, nella realtà di chi è? Questo soggetto giuridico, nome e cognome maiuscolo, di chi è? Dello Stato. Esattamente. Quindi quando io vado a dare valore l'amministrazione dello, tra virgolette, chiamiamolo Stato, ok? Ok, che poi viene ovviamente amministrato da tipo l'Agenzia delle Entrate, che è una società SPA o altre forme di società private. Ma quando io vado a dare valore al soggetto giuridico, credendo di dare valore a me stesso, nella realtà do valore a un titolo che appartiene allo Stato. Okay, quindi do valore a un qualcosa che non sono io, ma do valore allo Stato. Lo Stato teoricamente dovrebbe essere in mano del popolo, ma abbiamo visto con il video che vi avevo già fatto vedere un po' di tempo fa del Trust Italia che lo Stato è nelle mani di altri. Quindi automaticamente se io spendo tutta la vita nell'intestare una casa al soggetto giuridico, nell'intestare la macchina al soggetto giuridico, nell'intestare qualsiasi cosa al soggetto giuridico, credendo di intestarla a me stesso, nella realtà sto sbagliando. Non dico che sia giusto o che sia sbagliato farlo, ma sto sbagliando. Non sono io quello. Questo deve essere chiarito. È una questione fondamentale. Se poi uno lo vuole fare, lo fa, non è un problema. Però deve sapere che lui non è la persona fisica, perché non è un rappresentante, ok? Ma lui è un essere umano, ok? E non è neanche il soggetto giuridico, perché il soggetto giuridico è come se fosse un'azienda nelle mani dello Stato. Questo è fondamentale. Ovviamente tutto questo ce lo diceva, come vi avevo fatto vedere l'altra volta, anche l'Agenzia delle Entrate, che vi fa vedere, come potete vedere qui, se me lo allargo un attimo, ok? Ve lo ricordo solo, spero che si allarghi, ok? Che dice così l'essere umano non è la persona fisica, ma per così dire soltanto la delimitazione di una persona fisica. Qui lo dice molto bene, ok? Quindi, Chiarissimo. come? Non ho capito. Chiarissimo proprio. È Cioè. chiarissimo. Poi dice successivamente il rapporto fra una cosiddetta persona fisica e l'essere umano, con il quale la prima è sovente erroneamente identificata, capisce? Cioè, ve lo dice, poi prosegue, consiste nel fatto che, però, lo dice che è erroneamente identificata, quindi la persona fisica non è l'essere umano. E questo è fondamentale Guarda, capirlo. Raffaele, già il fatto che scrivano, cioè questa qui tu l'hai tirato giù dall'Agenzia delle Entrate? Dal manuale di scrittura dell'Agenzia delle Entrate, Ecco, questo da qui bisogna pagina dargli. 63 a pagina 67. Allora, questo qui bisogna dargli un 2 in grammatica. Ti spiego perché. Perché la persona fisica è scritto in lettere maiuscole persona, in alternato fisica, che corrisponde al cognome in maiuscolo. E nome in alternato. Questa è la seconda finzione giuridica. Sono Certo, due. Cognome certo. e nome, tutto in maiuscolo, è soggetto giuridico. Sempre un artefatto, lo sapete. Sì, La è persona così fisica è scritto scritta praticamente, scusami. cognome in maiuscolo, nome in alternato. Nel mio caso, una persona fisica è scritto così, Raffaele. Scrivo male, ma non per più che altro perché proprio faccio fatica con questo metodo. È così, è una persona fisica, ok? È Però scritto è nome. invertito, eh? Sì, va bene, ok, che il gabuglio prima era Raffaele. Gabuglio prima, Raffaele dopo, Questa assolutamente. cosa dell'Agenzia delle Entrate, io vorrei fare un appunto, perché Sì. siccome ho buona memoria, quando insomma facevamo parte del gruppo di studio che stavamo facendo queste ricerche, mi ricordo che qualcuno aveva prodotto un documento dove stranamente l'individuo era a credito con l'Agenzia delle Entrate, e l'Agenzia delle Entrate per ridargli i soldi ha fornito una specie di scontrino, insomma un foglietto dove c'era scritto che il legale rappresentante scritto in alternato dava i soldi alla persona fisica, scritto come ha fatto vedere adesso Raffaele. Quindi è tutto, insomma, per chi approfondisce è realtà, non c'è nulla di In ci realtà stiamo inventando nulla. non ci stiamo inventando nulla e c'è da dire che comunque in ogni caso, anche se dovessero sbagliare
il metodo di scrittura, no, che hanno per convenzione ormai attribuito a tutto, perché è chiaro, cioè, ormai abbiamo scartabellato diversi documenti e tutte le volte che si parla del soggetto giuridico, quindi tra virgolette dell'azienda, nome e cognome, quindi tutte le logiche di bollette, della luce, tutto quello che bollette telefoniche, tutto quello che riguarda il soggetto giuridico commerciale è sempre scritto col nome e cognome maiuscolo. Ma se dovesse capitare, molto probabilmente una scrittura diversa, magari hanno fatto un errore o hanno avuto delle logiche diverse. Ma comunque il fondamento non cambia. Questo è, diciamo, come hanno costruito la finzione. C'è da dire che oltre alla persona fisica, prima dell'essere umano, c'è la persona umana. Perché mentre volevo fare questa analisi, appunto, per le persone anche che l'avevano chiesto in chat, mentre la persona fisica è gestita dal diritto positivo, e il diritto positivo è praticamente, sono delle norme che hanno fatto negli stati, ok? Specialmente lo Stato Italia, perché lo Stato Italia è nel diritto positivo, altri stati hanno altri diritti, va bene, ma fermiamoci dallo Stato Italia. Il diritto positivo sono delle norme fatte da uomini per normare altri uomini, o meglio, mi ripeto perché è sbagliato quello che ho detto, fatto da finzioni per normare altre finzioni. Questo è il diritto positivo, ok? Mentre invece, e quindi la persona fisica ricade nel diritto positivo ed è amministrato praticamente dallo Stato in cui l'essere umano è venuto al mondo. Okay? Mentre invece la persona umana ha tutt'altra giurisdizione, la persona umana è sotto un diritto internazionale. Perché, Ezio, tu... L'articolo 10 della Costituzione. Aspetta, fammi sentire anche Artem. Artem, ci sei? Sì, ci sono, Raffaele, ecco, sì. Diritto internazionale, secondo te, da chi è, diciamo, amministrato, tutelato? Allora, dalla legge dell'ammiragliato, giusto, che a sua volta deriva dal diritto canonico del Vaticano. E sicuramente dal diritto canonico, che poi canonico, c'è la legge dell'ammiragliato, ma non volevo andare troppo sul complesso, perché ti spiego, è giustissimo, il discorso del diritto dell'ammiragliato, va tutto a gonfie vele, come dice il diritto dell'ammiragliato. Dardudo, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. C'è proprio l'ONU, no? Quando succede qualsiasi cosa, diciamo, a una persona umana, dovrebbe intervenire l'ONU. L'ONU comunque fa parte del diritto canonico, no? Però quello che voglio sottolineare è che la persona umana, a differenza della persona fisica, è sotto il diritto internazionale. Mm-hmm. E quindi è un'altra figura, è un'altra rappresentazione. Poi, se andiamo ancora sotto, no? Troviamo chi? Chi c'è dopo, prima della persona umana? L'essere umano. L'individuo. C'è, sì, si può definire individuo, ok, mi piace questa forma. Il primo della parola individuo è un essere unico, Indivisibile. Indivisibile. E non esiste un omologo per DNA, per capacità, per colore della pelle, la carne, per piaceri, cose, per scelte, per ragionamento. Non esiste un essere umano, una persona umana, una finzione giuridica, un soggetto che sia uguale ad un altro, nemmeno negli cazzi vari. Però l'individuo viene riconosciuto sempre, ma dal mio punto di vista, essendo riconosciuto dall'ONU, essendo riconosciuto, fa sempre parte di una logica di artefatto. Certo. Ok. Poi inizia, diciamo, la realtà, no? Esiste una certa realtà naturale, quindi chi è che rappresenta l'individuo che poi diventa persona umana, che poi diventa persona fisica, che poi fa sì che praticamente si plasma col soggetto giuridico? Chi c'è prima, secondo voi, dell'individuo? In una logica reale ormai abbiamo finito forse la logica degli artefatti, quindi delle finzioni giuridiche. L'essenza. No, c'è, cioè, secondo me qualcosa di più, ovviamente materiale.
L'uomo? Bravissimo, chi è che l'ha detto? Artem. L'uomo, però sei un po' maschilista. E l'uomo è? È umano, uomo e la donna. È umano, essere umano. Uomo e donna, che è differente dal mio punto di vista, ok? E quindi e poi entriamo in logiche un po' più prettamente, chiamiamole personali, no? Però per me uomo e donna è un po' diverso da dire essere umano. Okay. Perché? Analizziamo perché. Non so, Maria Cristina, secondo te che differenza c'è? Uomo, donna ed essere umano. Che differenza c'è? Tra l'uomo e la donna? O tra l'uomo, no, donna tra uomo barra donna e l'essere umano. Ma non lo so, perché io lì avrei messo essere umano. Quindi non so, io avrei messo l'uomo, essere umano la donna e presenta o l'uomo o la donna. No, tu dici che anche lì è un artefatto? No, io sto parlando, questo è una logica reale, però volevo più che altro farvi fare un ragionamento molto più semplice. Cioè, nel momento in cui dico uomo e donna e dico essere umano, che differenza c'è? L'uomo e donna è origine prima, essere umano è sempre un artefatto, perché sei essere umano. No, è una cosa molto più basilare. Quando io dico uomo o donna c'è già una differenziazione. Ok, dico uomo, ovviamente, giustamente, perché sei un maschio, o dico donna perché sei una femmina. Quando dico essere umano, secondo voi faccio okay, differenza? Tu dici che già c'è un'identificazione, cioè identificano o l'uomo o la donna? Bravissima, cioè che è una cosa giusta, cioè voglio dire, non è che voglio fare una teoria gender, attenzione, no? Però quello che voglio farvi capire è che nel momento in cui... Un'entità. Nel momento in cui parlo di essere umano non ho distinzione, dico essere umano, sono per l'essere umano, che sia uomo che sia donna. Nel momento in cui differenzio uomo e donna, c'ho già una differenziazione. Beh, certo. Ok, quindi... Giusto. Ok, non so se vi arriva questa cosa. Potrebbe essere giusto. Entità. Un'entità non ha sesso. Bravissimo. Perché significa già che andiamo qua su una parte molto più alta. Sai, Raff, ti ringrazio perché non me l'hanno mai detto a scuola. Ok, perfetto. Ho tentato in tutti i modi di rompermi i coglioni, però non mi hanno mai detto bravissimo. Ma niente, ma grazie. Comunque grazie. Presto. No, ma è perché hai detto una cosa secondo il mio punto di vista, qui ovviamente non è una questione personale, secondo me è molto giusta. Poi, diciamo, chi c'è prima dell'essere umano secondo voi? Qui abbiamo un bel discorso. L'essenza incarnata, lo spirito. Sì, secondo me, ma ovviamente è sempre un ragionamento tra di noi, c'è l'essere che decide, ok, di fare un'esperienza che non è detto che sia umana dal mio punto di vista, potrebbe essere anche un'esperienza animale, potrebbe essere un'esperienza naturale, potrebbe essere un albero, ok? In questo caso, ovviamente è un dato di fatto per noi tutti che in questo momento stiamo facendo questa conferenza, che abbiamo fatto un'esperienza come esseri umani, stiamo facendo un'esperienza come esseri umani, che ci stiamo identificando in un uomo e in una donna, che però se ci rincoglioniamo attraverso i condizionamenti sociali diventiamo ovviamente una persona umana, che poi diventerà una persona fisica, che poi rappresenterà un soggetto giuridico. Ora, non so se vi è chiaro tutto questo, diciamo, io la chiamo questa Matrix Oscar. E perché ho dato il nome di Matrix Oscar a tutto quanto? Ho dato il nome di Matrix Oscar perché nella realtà tutto parte da un essere che fa esperienza, diventa un essere umano, da lì sceglie uomo o donna per un'esperienza naturale a seconda della situazione, perché gli dà di più essere uomo o gli dà di più essere donna, e poi tutto il resto sono artefatti creati dal sistema per ingannarci nel nostro percorso. Non so se ho reso l'idea. Quindi nel momento in cui io perdo la cognizione di essere prima un essere che fa un'esperienza in un corpo umano,
ok, un'esperienza come uomo, come donna, e divento una persona fisica, nome e cognome, che per tutta la vita guadagna dei soldi per dare un valore a questa azienda e muore credendo di essere una persona fisica, dando valore a questa azienda, ho buttato nel cesso un'esperienza di